Nel Vallo di Diano il Partito Democratico chiede la revoca dell'incarico al commissario del Consorzio di Bacino Salerno 3, Giovanni Siano. È necessario, afferma il coordinatore territoriale del PD, Domenico Cartolano, che venga sostituito con un uomo di fiducia. Ricordo che quello attuale è espressione del centrodestra. Giovanni Siano era un uomo di fiducia del presidente Cirilli e di quelli che sono succeduti. Oggi l'amministrazione provinciale è cambiata, quindi è giusto, anzi io invito il Presidente a immediatamente a provvedere alla nomina del commissario, un commissario di fiducia. Per il PD valdianese la revoca di Siano è fondamentale per poter indire in maniera congiunta le elezioni per il rinnovo dei vertici degli enti sovracomunali. Io ho chiesto che lo stesso giorno, contestualmente alle 5, dico un orario così per dare idea di come verrà svolto, verranno fatte l'assemblea come da montare subito dopo al consorzio. Quindi lo stesso giorno organismi nuovi, una volta che c'è l'accordo gli organi si devono fare contestualmente per evitare, come l'altra volta, che si è fatta come da montare e poi il consorzio è rimasto fermo. Quindi io ho dato questa, ho voluto questo paletto sul quale io non transigo. Contestualmente come da montare e consorzio. Mi auguro che prima delle regionali noi possiamo finalmente dire che il Vallo di Diano riparte con gli organi sovracomunali. E parlando delle prossime elezioni regionali, Cartolano conferma la volontà del partito di ricandidare il consigliere uscente Donato Pica. Come Partito Democratico chiederemo che il candidato sia del Vallo di Diano, come Partito Democratico. Donato Pica non ha bisogno, è consigliere uscente, quindi lo statuto parla chiaro. Lui ha la possibilità e il dovere di potersi ricandidare. Qualora i sindaci e gli amministratori ritengono che si debba aprire una discussione, allora è chiaro che si apre. Ma l'intervista integrale a Cartolano potrete seguirla dopo il nostro telegiornale.